Ciao amici, sono Milla, benvenuti in questo nuovissimo video. Amiche, anzi anche amici, perché io parlo sempre alle ragazze, perché nella mia testa mi seguono solo le ragazze, o meglio, mi seguono realmente più ragazze che ragazzi, però c'è anche qualche ragazzo che si ascolta il mio storytime. Oggi la situazione è molto complicata. Vi devo aggiornare su una storia un po' particolare. Oggi parleremo di queste. Bellissimo argomento, so che molte ragazze mi capiranno. È una storia a sé, quindi anche se è la prima volta che capite sul mio canale, potete seguire questo video senza dover guardare altri video. Però, consiglio personale, se volete avere uno scenario più chiaro di tutta la situazione, io vi lascio nei consigliati un video story time dove parlo di Jimmy, che è il nickname che useremo per questo ragazzo, dove c'è appunto tutto lo story time completo della storia con questo ragazzo. E la cosa ancora più bella è che io in quel video ero assolutamente inconscia di queste. Allora, non so se si possono chiamare corna o comunque un tradimento, perché se avete visto il video, se no ve lo spoiler, non eravamo proprio fidanzati. Anche se la cosa più divertente in tutto ciò è che lui voleva una cosa appunto seria. Io ho sempre smorzato perché il personaggio non era un personaggio molto affidabile, come infatti si è voluto dimostrare, e molte persone mi avevano detto proprio di stare attenta al signorino perché... Però partiamo passo passo. Come ho scoperto, come sono andate le cose e tutto quello che dovete sapere. Ma soprattutto, cosa che non vedo l'ora di dirvi, ma non ve la voglio spoilerare subito, quello che farò per vendicarmi, perché non vi voglio spoilerare, però io con un'altra persona coinvolta nella storia abbiamo pianificato una bella vendetta. Allora, partiamo dall'anno scorso. In realtà io dico sempre l'anno scorso, ma è prima dell'estate. Diciamo che siamo attorno a marzo. Io inizio a parlare con questo ragazzo. Per chi non ha visto questo video, diciamo che io con questo ragazzo mi stavo frequentando, ok? Per arrivare a parlare di queste, devo fare un passo indietro. Prima di iniziare a parlare con lui, o comunque sentirmi, quindi frequentarmi, quindi anche uscire, stare insieme non ufficialmente, quindi per me quando dico sentirmi, dato che a volte ci sono incomprensioni, per me sentirsi è anche compreso di baciarsi, cioè nel senso è già una specie di relazione, però senza l'ufficialità, senza ancora aver affrontato argomenti di esclusiva e tutte queste cose qua. Quindi io con questo ragazzo mi sentivo proprio Jimmy. Prima di Jimmy io stavo parlando, e letteralmente solo parlando, con un altro ragazzo che in qualche story time, questi sono proprio più accaniti se lo ricorderanno, gli avevo nominato un certo Pepe. Così. Pepe è questo altro ragazzo con il quale, che anche su questo ragazzo ci sarebbero un po' di cose da dire, però non è stato un personaggio particolarmente protagonista delle mie storie. Però con questo Pepe io mi ci stavo scrivendo, ci vedevamo a scuola, c'era un mini flirt in corso, ma assolutamente niente di che. Erano più i rumors che si erano sparsi a scuola tra me e Pepe che la realtà effettiva delle cose successe tra di noi. C'è un dettaglio importante: Pepe gioca a calcio, Jimmy gioca a football. E oggi aggiungeremo una nuova personaggia. So che non si dice personaggio, ma... Primo personaggio femmina nei miei story time. Questa ragazza la chiameremo Perla. La chiameremo Perla. Questa Perla è stata fidanzata per un anno e mezzo con Pepe. E si erano lasciati poco prima che Pepe iniziasse a scrivere a me. Voi non siete pronte. Quindi Perla e Pepe si lasciano, erano rimasti scopamici in poche parole, però si vedevano ogni tanto, però comunque era chiusa tra di loro. Pepe inizia a scrivere a me, mi aveva anche indirettamente chiesto per il prom sarebbe il ballo di fine anno molto famoso in America, bla bla bla. Ciao amici, sono la Camilla del futuro, mi vedrete un altro paio di volte in questo video perché cerco di farvi capire al meglio possibile lo story time. Mi rendo conto che alcune volte mi parlo, ma nella mia testa i pensieri sono chiari, ma giustamente quando le spiego una persona che non conosce non capisce. Quando intendevo, mi ha chiesto per il prom indirettamente, in poche parole dei suoi amici mi avevano chiesto, ma qualcuno ti ha chiesto di andare al prom, bla 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 bla, io gli faccio sì, me l'ha già chiesto Jimmy, e loro fanno ah peccato così, e io tipo, cioè perché, capito, perché me lo stai chiedendo, perché sapevo che con loro avevo un rapporto solo di amicizia. E poi uno di loro ha infamato Pepe dicendo no, perché Pepe stava pensando di chiedertelo, però loro si stavano accertando che io fossi libera, perché sennò appunto avrebbe fatto la brutta figura a chiedermelo e poi gli avrei detto di no. Per questo dico che me l'ha chiesto indirettamente, perché voleva farlo ma poi non l'ha fatto per logiche ragioni. Quindi si erano sparse queste voci che io e Pepe ci sentissimo, quindi ci frequentassimo, ma in realtà io e lui solo parlavamo. Sì, c'era un mezzo flirt, un mezzo interesse reciproco, però eravamo amici. Sulla carta non era ancora successo niente, cioè, e poi non è successo niente, spoiler. Però questa Perla, giustamente, come è normale che sia, anche se mi immagino io, il mio ragazzo, ci lasciamo
entrambe, però rimaniamo che comunque un po' ci sentiamo amici con beneficio, quello che sia, se un'altra ragazza mi arrivano voci, alcune voci vere, alcune false, però diciamo che una mezza verità c'era, che appunto il mio ragazzo si sente con un'altra ragazza, cioè il mio ex ragazzo si sente con un'altra ragazza, comunque quella ragazza mi prende assolutamente sul coglione, perché ovviamente la gelosia si sa che c'è anche quando una cosa è finita, soprattutto se questa ragazza è una ragazza nuova arrivata a scuola di cui ultimamente la gente parla, l'italiana di qua e di là, è normale, no? Infatti io non l'ho mai biasimata Perla, le stavo sul cazzo, non solo le stavo sul cazzo, mi aveva scritto su Instagram per aver eliminato i messaggi, aveva sparso voce in giro, cioè voleva fare un po', capito? Giustamente lei era nella sua scuola, lei tra l'altro è una cheerleader, quindi a scuola molto popolare, no? Quindi voleva un po' stabilire il suo territorio, quindi andava a dire in giro, quella di qua di là. Ci sta. A me mi arrivavano ovviamente tutte queste voci, però lasciavo perdere. Ci guardavamo sempre male a scuola, così. Quindi diciamo che a scuola era abbastanza risaputo che tra me e Perla non scorresse buon sangue. Però nessuno andava mai a immaginare che io e lei potessimo diventare amiche, parlare o cose, perché appunto, cioè, non c'era buon sangue tra me e lei. Perla e Jimmy erano molto amici, ne ero a conoscenza, però era solo un'amicizia. Quando io smetto di parlare, avere questo flirt con Pepe, che in realtà non è che ho smesso, cioè semplicemente man mano questa cosa è scemata e siamo rimasti sempre più amici e basta. Nel mentre che scemava questa cosa con Pepe, io iniziai a frequentarmi in maniera più seria con Jimmy e tutto lo story time che, ripeto sempre, vi lascio qua in caso ve lo vogliate vedere. Quindi se dobbiamo riassumere fino a qua, perché a volte quando parlo non so se mi sto spiegando bene o no, Perla e Pepe erano fidanzati, si lasciano, rimangono scomici. Perla e Jimmy erano amici, io finisco di avere il flirt con Pepe e inizio a sentirmi con Jimmy. Tutto chiaro, tutto liscio. Alla certa iniziano ad arrivarmi voci dicendo: ma sai che Perla si sente con Jimmy? Gli dico: aspettate, in che senso? Cioè, è impossibile, loro sono amici. Cioè, sapevo che si conoscessero, però diciamo, va raga, no? Infatti poi mi sono arrivate altre voci che in realtà era una cosa passata. C'era una cosa che era successa prima di me. Infatti era una cosa successa verso inizio di marzo, invece con me era successa fine di marzo, inizio di aprile, cioè da inizio aprile. E a quel punto io, incredula, perché dico: cazzo, su tutta la scuola 2000 persone, a me piaceva prima un ragazzo più un altro e tutti e due hanno come ex Perla. Tra l'altro, adesso senza dare troppi indizi, ma Jimmy e Pepe sono proprio gli opposti, cioè nel senso non è che dici la stessa tipologia di ragazzo, io e Perla abbiamo gli stessi gusti, siamo andati a beccare due ragazzi simili, no, cioè uno una cosa, uno un'altra, cioè proprio neanche l'opposto. Cioè veramente raga, quante probabilità c'erano che io e Perla, due su due, ci riprendevamo uguali. Tanto che io inizialmente, quando iniziai a parlare con Jimmy e mi dissero: guarda che anche Jimmy si è sentito con Perla, cioè io non ci volevo credere, dicevo: minchia, ma questa mi vuole uccidere. Ma perché, giustamente, immaginatevi la scena: sei popolare a scuola, sei tra le più popolari della scuola, sei una cheerleader, ti sei fidanzata con il giocatore di calcio per un anno e mezzo, ti lasci, ti senti con il giocatore di football, dopo poco arriva una ragazza italiana famosa di cui tutti parlano, quindi giustamente prima che qualche simpatico se ne esce nei commenti è italiana famosa, ma chi ti conosce? L'ho detto solo perché quella era la nomina che mi era stata data appena ero arrivata a scuola, che nessuno mi conosceva per la persona che ero, ma solo per essere l'italiana famosa a scuola, quella nuova, insomma. Poi i follower si sa, cioè una persona con i follower o la prendi in simpatia perché oddio i follower, o la prendi sul cazzo perché a prescindere i follower se la tira, bla 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 bla. Quindi questa qua mi vede arrivare, mi prende sul cazzo in una maniera incredibile, perché già per la mica che le rubavo la scena inizio a parlare col giocatore di con Pepe, poi con Jimmy, cioè questa qua veramente raga, io ringrazio che non mi ha picchiato, perché giustamente cioè l'odio nei miei, per quanto non fosse colpa mia, perché poi raga ve lo giuro, cioè io per la manco sapevo chi fosse, cioè, no, cioè ho scoperto dopo le varie robe, no? Però ovviamente le voci sul fatto che lei mi odiasse aumentavano sempre di più. Detto ciò, dove voglio arrivare? Io appunto nella mia testa, seppur mi era arrivata qualche voce che lei si sentisse con Jimmy nel mio stesso, cioè nel senso che quando mi sentivo con Jimmy c'era gente che mi diceva: guarda che Jimmy esce anche con lei, poi dato che altre persone mi hanno detto che in realtà era una cosa passata, io comunque avevo preso questa versione come quella vera, perché era quella che anche più persone mi erano venute a dire, perché dovete sapere che nelle scuole americane, nelle high school, cioè uno fa una cosa e la sanno tutti, cioè letteralmente tipo a macchia d'olio la voce si sparge tantissimo, quindi a me ogni cosa mi arrivava in un modo o nell'altro, però va bene. Dettaglio importantissimo, fondamentale, che non so perché non ho detto, forse avevo pensato di aver detto ma non l'avevo detto: io avevo creduto alle voci anche perché poi c'era stata questa ondata, che poi quando io dico voci magari una o due persone, non è che 100 persone, cioè non vi immaginate che da come lo dico sembra che 10.000 persone a dire, cioè una persona, due, queste erano le voci. Comunque mi era stato detto da una persona inizialmente, vi dico i numeri perché anche se sono cazzate, però cioè io voglio che voi capiate proprio veramente la situazione. Una persona mi disse che, oddio stavo per dire il nome vero, che Perla si era sentita con Jimmy prima di me, e io ero tipo no vabbè non ci credo. Poi un'altra persona mi disse: guarda che
sono usciti ultimamente, quindi cioè, si sentono ancora adesso, e io ero tipo no aspetta. Poi invece ho chiesto a altre persone che secondo me sapevano e che mi hanno confermato che era una cosa che era successa prima, che però ora doveva essere finita. Che poi perché loro hanno detto che doveva essere finita? Perché anche Jimmy e Perla, come me e Jimmy, hanno avuto degli on e off, quindi probabilmente mi ha detto quella roba perché in quel momento era davvero finita, però poi era ricominciata e quindi comunque il triangolo era sempre acceso. Ma soprattutto il dettaglio più importante è che io avevo chiesto a Jimmy, ma scusa, ma a me mi ha detto che te parli con Perla, ma non eravate amici, cioè siete amici, cioè mi avevo chiesto un po' di informazioni. Ora raga è passato un anno, cioè quasi un anno, non ho la memoria chiarissima, però alcuni dettagli ve li butto. Però la cosa che Jimmy mi disse fondamentalmente era che lui non era neanche stato con Perla, stato insieme, ho sentito, cioè avevano avuto un mezzo flirt che però appunto era finito, che probabilmente magari in quel momento, in quel giorno che me l'ha detto, era davvero finito. Però il giorno dopo magari aveva iniziato, non lo so. Comunque cosa sa che io ho chiesto conferma a Jimmy, quindi per quello che poi io ci ho creduto, non perché sono una credulona alla prima voce che mi viene a dire, però io ho accertato, dato che non pensavo che Jimmy fosse un maniaco psicopatico, quindi ho detto vabbè no, si saranno sentiti e le voci mi sono arrivate un po' sbagliate, però va bene, per quello ero tranquilla, perché sennò cioè non è che magari uno vede la storia e dice ma questa è scema, quindi voglio solo chiarire. Io avevo una delle mie migliori amiche, delle mie più strette amiche dell'anno scorso, che chiameremo Mandy. Io avevo questa amica Mandy, che Mandy era stralegata a me, ma veramente, cioè anche adesso siamo stralegate, proprio strana amica, mi ha aiutato sempre in un sacco di cose, bellissimo. Mandy era amica di Perla, però avevano litigato in quel periodo dell'anno scorso e quindi non si parlavano tanto. Tanto che io dissi, ma Mandy non è che Perla è una di quelle che è pazze, che cioè, vuole picchiare o queste cose qua. Pensate, io sono qua per fare la mia esperienza, non all'estero, tutto, exchange student di qua di là, l'ultima cosa che volevo era avere problemi. Però Mandy mi dice, guarda, io attualmente con Perla non ci parlo più perché appunto abbiamo un po' litigato, quindi mi sono allontanata, quindi non ho la confidenza di andarli a parlarle. Però stai tranquilla perché lei è una ragazza abbastanza tranquilla, quindi sì, magari mette in giro le voci che ti odio, bla bla bla, però nel fatto non fa niente, quindi era finita così. Poi, stringendo, succede tutta la storia con Jimmy, questo ragazzo diciamo un po' famoso per essere un gran tossico malessere, perché appunto ghostava un giorno sì, due no, cioè mi ha tirato scema veramente. Arriviamo a quest'anno, perché sì ragazzi, cioè, c'è uno sbalzo incredibile, cioè poi succede tutta quella storia che succede con Jimmy, che per la terza volta, o per la seconda, non so quante volte l'ho detto, se volete vedere il video, sempre qua. Arriviamo a quest'anno, io e Perla sempre nei corridoi ci davamo le peggio occhiatacce, fino a un bel giorno. Un bel giorno Mandy mi chiama e mi dice, Milla, non hai idea di cosa ho appena scoperto. E io dico, dimmi. Mi dice, guarda, te ne parlo domani a scuola perché è troppo, cioè troppo casino. E io ovviamente, cioè immaginate, io con l'ansia dico, vabbè, ok. Il giorno dopo a scuola mi fiondo da Mandy e dico, raccontami tutto. E lei mi dice, ho fatto pace con Perla. Io già gli ho detto, ah, minchia. Cioè perché avevo paura che Perla mi allontanasse Mandy per logiche ragioni. E mi fa, ho parlato, ho fatto pace con Perla e una certa si stava parlando di qua e di là ed è uscito fuori che Jimmy gli avesse chiesto per il prom. E già lì ero tipo, in che senso? Perché per chi si fosse perso dei particolari, nel periodo in cui mi sono frequentata con Jimmy, che va da metà marzo, aprile, maggio, c'era proprio il prom che era a maggio, per cui lui mi aveva chiesto di andare insieme, che però, sempre spoilerandovi quello che è successo, cioè quello che vi dicono lo story time, o ripassandolo perché l'avesse già visto, io e lui abbiamo chiuso poco prima del prom, tanto che infatti al prom insieme non ci siamo andati. Però comunque il periodo era quello, quindi mi sembrava impossibile che lui avesse chiesto a un'altra ragazza di andare al prom dopo di me. Punto numero uno, perché noi abbiamo chiuso veramente poco prima del prom, quindi cioè non avrebbe avuto neanche capito il tempo, cioè cos'è, anche perché le proposte del prom si fanno circa un mese prima, perché se vuoi andare al prom con qualcuno devi comprarti le cose matchate, il ragazzo deve avere il fiorellino nella tasca dello stesso colore del vestito della ragazza, deve avere la cravatta dello stesso colore del vestito della ragazza, cioè quindi non è una cosa che chiedi una settimana prima, anche perché le ragazze comprano il vestito almeno un mese prima, se proprio sono tipo me, perché c'è chi lo compra anche 6 mesi prima, per dirvi. Quindi mi sembrava molto difficile. In più, se questa ragazza era Perla, mi sembrava ancora più impossibile, perché sapevo che appunto lei si era sentita con Jimmy prima di me, quindi poi mi sembrava strano, capito? Mi ci sento io e poi dopo lei ci si risente dopo che sapeva che mi c'ero sentita io. Non quadrava. Però dico a Mandy, scusa, tu sei sicura che Perla ti ha detto che Jimmy l'ha chiesto per il prom? Le fa sì 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 sì. Tra l'altro sei uscita anche tu per l'argomento, perché io ovviamente a Perla le faccio che l'aveva chiesto anche a te Jimmy, e come io dico a Perla che Jimmy l'aveva chiesto anche a te, ho visto la stessa reazione nei suoi occhi, nel senso che anche Perla, quando Mandy le ha detto guarda che l'ha chiesto a Camilla, cioè la sua faccia è stata tipo, che cazzo stai dicendo, ok? Perché, spoiler molto importante, non chiedetemi come sia possibile, ma Perla quello che sapeva è che io mi fossi sentita con Jimmy allo stesso tempo di Pepe, come se io fossi una doppia giochista che mi sentivo con due ragazzi contemporaneamente, solo che se con Pepe era solo uno scriversi, con Jimmy anche uscivamo eccetera. Ed è per questo che
sempre per chi ha visto lo story time, si ricorderà quando Jimmy a un certo punto, l'avevo detto in qualche story time anche su TikTok, adesso raga non mi ricordo perché le cose sono talmente tante che se vi stesse a dire ogni piccolo dettaglio forse impazzirei e i video durerebbero 18 ore. Però c'era stato un momento, che non so se io l'abbia già detto, no, però ve lo dico ora, in cui Jimmy aveva iniziato un giorno randomissimo, cioè super a caso, senza nessuna logica, a farmi domande insistenti, ma proprio insistenti, su Pepe, dicendomi: ma tu ti senti con Pepe? Ma tu ti frequenti con lui? Dicevo no, cioè abbiamo avuto, ci siamo scritti un po', però niente. Lui fa: ma sei sicura? Perché mi sono arrivate voci che tu ci senti ancora adesso, eccetera eccetera. Queste voci, ad oggi posso dire che chi è che gliele aveva dette? Gliele aveva dette Perla, perché a Perla era arrivata la voce, non che io mi sentissi con Jimmy in quel a marzo, ok? Ma gli erano arrivate a voce che io mi fossi sentita con Jimmy a febbraio, mentre mi sentivo anche con Pepe, mentre mi scrivevo anche con Pepe. Quindi Perla pensava che io fossi una zocca, che mi sentivo con due ragazzi contemporaneamente, che caso vuole erano uno il suo ex e uno il ragazzo con cui lei si sentiva attualmente, perché spoiler, Perla si è sentita con Jimmy a marzo. E Jimmy tutto ciò, nonostante lui si stava sentendo con un'altra ragazza in contemporanea a me, se la prendeva con me perché appunto io gli erano arrivate queste voci che mi sentissi con Pepe. Purtroppo mi rendo conto che è veramente difficile seguire tutto, però quello che magari, se ve la dico così, capite meglio. Jimmy ha fatto un doppio gioco molto elaborato, che manco uno scienziato. Diciamo che lui ha appiattito le preoccupazioni sia mie che di Perla, convincendoci entrambi che con l'altra si era sentito prima. Quindi per quello che io pensavo che con Perla si fosse sentito prima di me e Perla pensava che io mi fossi sentita con Jimmy prima di lei, cioè è veramente molto confuso. Comunque alla fine della storia, cosa che capirete a mano del racconto, mentre con Perla era una cosa un po' più così, loro erano amici, lui si vede che se la voleva un attimo, con me invece cercava un po' più la cosa seria, e man mano con la storia lo capirete anche lì, cosa seria un po' soggettiva. La situazione è molto confusa, ci sono alcune cose che non tornano, alcune cose che io non mi spiegherò mai. Ma arriviamo al punto più clou della storia. Mandy appunto mi dice che lei aveva parlato con me di Perla e le disse che appunto lei aveva messo una super buona parola su di me, dicendo che appunto io non voglio avere problemi, perché nella testa di Perla io avevo fatto queste cose per fargli un dispetto, che anche lì, ma chi ti si incula, chi ti conosce, cioè chi lo sapeva, cioè ovviamente no, però nella sua testa biasimabile, lei pensava questo, quindi lei mi odiava perché lei pensava che io fossi una ragazza pazza, che ne so. Quindi Mandy, grazie a Dio, l'amo quella ragazza, lei appunto le andò a dire, mise una buona parola su di me, le disse quanto in realtà sono una brava ragazza, che non voglio avere problemi, che anzi a me dispiaceva che Perla mi odiasse. Quindi Perla, un po' per la voglia di andare in fondo a questa storia, un po' perché stanca forse di odiarmi, un po' perché effettivamente ha capito che io di tante colpe non ne avevo, mi scrisse. E da qui ragazze è successo di tutto. Mi scrive, mi dice: guarda, so tutto quello che è successo l'anno scorso, volevo scusarmi un po' per tutto il casino, ho parlato con Mandy, penso te ne abbia già parlato, ti scrivo per appunto capire meglio la situazione eccetera. Io felicissima che mi avesse scritto, perché comunque anch'io raga, cioè io non sono tipa che piace litigare, non sono tipa che, cioè proprio mi piace avere problemi in generale, quindi super felice che mi ha scritto e collo la palla al balzo per dirle: guarda, non ti preoccupare, mi scuso anch'io perché effettivamente, cioè per quanto non l'abbia fatto con cattive intenzioni, però immagino nei tuoi panni quanto tu possa essere stata infastidita dalla mia presenza. Allora, dopo un po' di scuse generali, un po' di chiacchiere varie, diciamo, iniziamo a spillare il tè. Raga, io è inutile dirvi quanto sono rimasta con la bocca spalancata, anche perché tutto questo è successo dopo che io vi avessi già postato lo story time Jimmy, quindi io queste cose, quando ho fatto lo story time, non sapevo niente. Cioè, quando ho fatto lo story time, nella mia testa, io e Perla eravamo ancora litigate. So che non si dice litigate, però mi piace dire litigate, perché è carino. Quindi, iniziamo a mandarci screen, perché ovviamente la maggior parte delle volte, con Jimmy, sia io che lei, non a caso, chissà perché, ci scrivevamo su Snapchat. Snapchat dopo 24 ore elimina le chat, cioè tu puoi scrivere qualsiasi, mandare foto, audio, messaggi, pictures, facendo foto, video, qualsiasi cosa, dopo 24 ore tutto eliminato, quindi le chat poi sono vuote, a meno che salvi i messaggi in chat. Però se io salvo un messaggio in chat, anche l'altra persona lo vede, magari, non so, uno ti scrive un messaggio carino, tu lo salvi come se lo metti nei preferiti, però lo vede anche l'altro, quindi non è che puoi salvare tutta la chat, perché sennò l'altra persona dice: perché ti salvi tutta la chat, cioè che bisogno hai di tenerlo in chat, ok? A meno che ci sia una ragione effettiva. Però noi ragazze siamo fatte tutte allo stesso modo, infatti sia io che Perla avevamo gli screen di un sacco di cose, perché io ogni volta che Jimmy mi scriveva qualcosa di carino, qualcosa che volevo tenere con il telefono di un'amica, perché ovviamente se va lo screen esce scritto, ho fatto lo screen della chat, infatti occhio a fare. Infatti su Snapchat, se non lo sapete usare, è un casino, perché fai un sacco di figure di merda, perché ogni cosa che fai arriva lo screen della persona, se fai lo screen della chat, se fai lo screen della foto, se salvi il messaggio, se qualsiasi cosa fai arriva la notifica, quindi occhio a non fare screen su Snapchat, perché ragazze, io all'inizio non lo sapevo, non vi dico le figure di merda. Diciamo, guarda, mandiamoci tutto quello che abbiamo e facciamo il paragone con le date.
raga, io sono rimasta sconvolta. Cioè, non sapevo se ridere o piangere. Piangere perché mi sono sentita, boh, uno schifo, raga. Cioè, lei, per quasi tutto il periodo in cui mi sono sentita con Jimmy, si sentiva anche lei. Vi dirò di più. Lei e Jimmy erano molto amici. Infatti non era un pericolo, non era una persona di cui preoccuparsi per me inizialmente. Perché io e Jimmy ci iniziamo a frequentare, diventare amici. Che poi vi ricordate che sembrava di più, poi di meno. Poi gli dico no, sono presa con mio ex, cioè non voglio avere problemi, sono appena lasciata, poi mi ri... Comunque all'inizio tutto la tiritera è iniziata a marzo. È iniziato a essere un pochino più, diciamo, concreto verso fine marzo, inizio di aprile. Lui sapeva benissimo che io ovviamente con lui, dato che era mio amico, soprattutto inizialmente mi sfogavo, gli raccontavo le cose. E a lui gli dicevo sempre, c'è questa ragazza Perla che mi odia, bla bla bla. Lui mi diceva, sì, è mia amica, cioè, anzi non mi aveva detto in realtà che erano amici. Mi ha detto che comunque la conosceva, appunto sì, lei si sentiva con Pepe. Io dicevo, lei mi odia perché pensa che io e Pepe di qua di là, ma in realtà io e Pepe niente. Dettaglio importante per avere un contesto più chiaro: la conversazione che ho avuto con Jimmy, in cui appunto mi sfogavo con lui raccontandogli di come Perla mi odiasse a causa di Pepe, anche se in realtà tra me e Pepe non c'era niente, l'ho avuta quando io e Jimmy eravamo ancora solo amici, non era ancora iniziato niente. Quindi in quel momento, in realtà, dal momento che non mi ricordo esattamente quando abbiamo avuto quella conversazione, non riesco a sapere in quel momento a collegare in che rapporti lui fosse con Perla. Però ipotizzo che al tempo erano anche loro solo amici, non lo sapremo mai. E lui nel mentre che parlava anche con lei e lei gli diceva che io mi sentivo con Pepe, l'abbiamo rincoglionito perché lui diceva, cioè Perla mi dice che Camilla si sente con Pepe, Camilla mi dice che Perla la odia perché pensa che si sente con Pepe ma in realtà non si sente con Pepe, io mi sto sentendo con tutte e due, cioè... La situazione era molto confusa, molto confusa. Fatto sta, una volta che io e Jimmy avevamo già iniziato a sentirci, lui a quanto pare, per non si sa quale motivo, iniziò a piacergli anche Perla. Non so, adesso non so le dinamiche precise perché purtroppo non ero nel suo cervello, ma il suo ragionamento qual è stato? Perla e Camilla non si parleranno mai perché non scorre buon sangue, si odiano e non si rivolgeranno mai la parola. Quindi lui, davvero giocatore di football, giocatore di sentimenti, player in tutto e per tutto, ha detto, se devo fare la giocata e sentirmi con due ragazze contemporaneamente, non posso prendere due amiche, devo prendere due che sono in due mondi opposti. Tanto che questa cosa stava funzionando, ha funzionato per molti mesi, fino ad adesso. Coglione di merda, che non sei altro. Vabbè. Porco Giuda, raga, cioè, io vi giuro, cioè, raga, i film americani, la mia vita. Comunque, andiamo avanti. Sconvolgente. Io intanto ciò cercherò di mettervi qualche screen qua e là mentre parlo per dimostrare, cioè, perché a volte io penso, questi penseranno che io sono pazza, mi invento queste cose, ma raga, vi giuro, cioè, io vi giuro su mia madre, queste cose tutte vere. Comunque, quindi, lui ha beccato, appunto, dicevo, me e Perla come due scelte con cui sentirsi contemporaneamente, che fermi, non si sa neanche se ci siano state altre ragazze nel mentre, perché a questo punto, dato che lui mi costava un giorno sì e tre no, potrebbe essere che mi costava, stava un giorno con me, poi un giorno con Perla, un giorno con un'altra, un giorno con un'altra ancora, e quindi tre giorni di costaggio era perché lui faceva ogni giorno con una diversa, non lo so, cioè, capito? Così sto immaginando, ma so che sembra strano, ma sinceramente se lo scoprissi non mi stupirei neanche più di tanto. Ma andiamo avanti. Dopo che io e Perla abbiamo fatto una ricostruzione bella chiara dei fatti, la storia che ora vi sto per dire qual è stata. Loro erano amici, mi sentivo con lui. Poi lui appunto ha deciso che lei era un altro obiettivo facile, dato che con me non si parlava, e inizia a sentirsi anche con lei. E con lei sono usciti 4 volte, detto da Perla, poi non so se mi ha mentito, però c'erano anche molti screen che confermavano tutto, quindi non penso che stesse mentendo, anche perché a questo punto io e lei ci siamo equalizzate, tanto che io e lei da che ci odiavamo, bla bla bla, cioè io non l'ho mai odiata, però ci siamo proprio dette, sorella, cioè partner in crime, e ora tutto dobbiamo sapere. Quindi sono usciti 4 volte, di cui la prima volta è stata dopo già che io ero uscita con Jimmy un paio di volte, e loro le prime 3 uscite non si erano dati neanche un bacio, erano solo usciti nella sua macchina di merda, e dopo arriveremo anche a parlare della sua macchina, perché sentite bene. Dopo 3 volte che loro sono usciti senza baciarsi, senza niente, quando nel mentre io e Jimmy uscivamo già, ci baciavamo già, eravamo in una situazione avviata, chiamola così. La 4ª uscita con lei si baciano. Dopo quella uscita, caso vuole, io avevo gustato Jimmy. Si sa, mi ero svegliata, avevo capito che forse dovevo fare così un po' prima. Tanto che lui, dopo che io l'ho gustato, cioè lui si bacia con Perla. Ovviamente queste cose io non le sapevo, però ad oggi vi dico come sono andate le cose in ordine cronologico, dato che ora so tutto. Dopo che lui si bacia con Perla, karma, destino, il fato vuole che io nella mia testa mi ero scocciata di lui e i suoi gostaggi vari, e lo gosto io. Per, non so, 3 giorni, non lo so, adesso non mi ricordo. Comunque mi ricordo che mi allontano. Tanto che lui mi scrive un messaggione che io ve lo giuro, raga,
Cioè, io non so se mettervelo, perché sono parole troppo specifiche che... A parte che, cioè, io volendo ve lo potrei anche mettere, però sapete cosa? Se io ve lo metto e lui per caso mai dovesse guardare questo video, capisce che sto parlando di lui perché sono parole troppo specifiche e soprattutto non è neanche una prova, come si dice, troppo vera, perché volendo potrei aver detto a un'amica scrivimi questa cosa e farlo screen ed è uguale. Quindi è inutile che mi sacrifico a metterlo screen rischiando che lui se ne accorga che parlo di lui, quando in realtà non, se, non, è, cioè non è neanche una prova troppo effettiva, capito? Quindi per quello non vi metto gli screen dei messaggi. Invece tipo con Lorenzo vi avevo messo gli screen dei messaggi perché in realtà anche se gli arrivavano a lui le cose non me ne fregava un cazzo, perché già con lui gliene parlavo io. Invece con Jimmy a lui non, cioè non gli dico sì parlo di te negli story time, anzi se lui una volta me l'ha chiesto gli faccio non parlo di te, coglione. Vabbè, comunque, mi scrisse proprio in questo messaggio: non capisco perché sei sparita, io lo so che tu non sei pronto per un'altra relazione, io non ti voglio mettere rush, non ti voglio mettere fretta, non tutte queste cose, però fai io te, ci tengo davvero. Ed è lì che per una delle prime volte mi disse, perché vi sono story time già lo sa, io voglio tagliare fuori queste altre ragazze che sono in attesa, perché sapete che qua, per chi non lo sapesse, giocatori di football o in generale i ragazzi popolari a scuola hanno una lista d'attesa perché le ragazze sono psicopatiche, dato che in America sono le ragazze a provarci con i ragazzi. Se un ragazzo è già occupato, mette le ragazze in hold, ovvero in attesa, nel loro backup, che sarebbe, il backup è letteralmente una cazzo di lista d'attesa. Io dove cazzo sono capitata non lo so, comunque. Quindi lui fa: ho delle ragazze in lista d'attesa ma le voglio tagliare fuori per te. E io pensavo sono delle ragazze che magari appunto gli, cioè, gli hanno scritto così. Non pensavo che con queste ragazze ti usciva e se le era anche baciate mentre che usciva con me. Mentre lui si baciava con lei e non so quante altre ragazze, lui mi faceva le scenate di gelosia perché gli arrivavano voci che io mi scrivevo, che però erano vere, però che io mi scrivessi con Pepe e lui era geloso che io mi scrivessi con un altro quando lui si baciava un'altra. Bello. Comunque, dopo questo bacio che io lo posso, lui mi rincorre dicendo ma perché sei sparita, mi disse anche una frase ben specifica che disse: quando ci siamo usciti dal primo bacio che ci siamo dati, i baci con te non sono stati, cioè proprio detto, non lo dico in inglese perché insomma, però proprio detto, non sono stati baci ordinari. Non ti ho detto che, cioè come cazzo bacio, boh, grazie, bacio bene, non lo so, chissà che cazzo, cioè... Ci siamo baciati, ma è che... Non lo so, vabbè. Ma vi dirò la mia teoria. Lui mi ha detto questo perché Perla mi fa che dopo la quarta uscita loro si sono baciati e dopo quella uscita, dopo il bacio, lui l'ha gustata per sempre. Tanto che ho detto a questo punto, cioè, magari è una cazzata, però nella mia teoria, boh, lei baciava male, che cazzo ne so, raga. Cioè, so che sto dicendo bambinate che sembro, cioè, sembro una bambina di 4 anni cringe, però a parte che stare qua in America con la gente che ha questa mentalità da bambini, mi sto rincoglionendo pure io. Ma comunque, questa è la mia teoria, che baciava male, quindi boh, se è... tornato da me, non lo so raga, non lo so. Quindi dopo che ha chiuso con lei, con me mi ha fatto questa scenata di essere tornato dopo che l'avevo stato pentito, quindi io e lui ricominciamo a vederci tutto, ma nel mentre, anche quando io e lui era ricominciato e sembrava andare tutto bene, comunque Perla mi ha fatto che anche se lui l'aveva gustata per sempre, però ogni tanto faceva come ha fatto tipo come quest'estate, le rispondeva alle storie, reazioni alle storie, snap da momenti del nulla a caso, quindi ha continuato a fare le sue strategie di merda anche con lei, tra cui chiederle del prom. E tra l'altro lui le ha anche detto: ti sto organizzando la proposta ufficiale, sapete che in America si fa la proposta in grande eccetera, e lei tipo non mi ricordo cosa le disse, però comunque non era molto felice della cosa, perché fa sì tu sei, cioè sei solo tipo un chiacchierone che parli e poi non fai, no, non è vero, te lo dimostrerò eccetera eccetera, ma in realtà lui non, la proposta ufficiale non l'ha fatta né a me né a lei, perché indovinate voi. Infatti a questo punto, dato che la proposta del prom è qualcosa di molto serio qua, cioè letteralmente molto serio, cioè la gente le organizza per mesi le proposte, io se vi ricordate gli avevo detto che non la volevo perché mi sembrava una cosa cringe, poi ho scoperto che in America qua in realtà è una cosa così importante eccetera, ma il vero motivo penso che anche se gli avessi detto che la volevo non me l'avrebbe fatta comunque, perché ovviamente facendo la proposta ufficiale, quindi che si fanno in mensa o durante le lezioni o si vengono sotto casa così, però poi la gente fa sempre video, li posta eccetera, ovviamente facendo la proposta ufficiale a una si bruciava anche l'altra, invece lui voleva tenerci tutte e due diciamo a portata di mano, non lo so. Comunque Perla mi fa che poi dopo tutto questo casino loro comunque sono rimasti di nuovo amici, hanno ricominciato tipo a parlarsi a scuola così di qua di là, amici in traccia, cioè nulla di che, però arriviamo alla parte più divertente. Non vi nego che comunque Jimmy, cioè molti l'hanno capito, cioè io Jimmy, per quanto ve lo giuro non me lo inculo di pezza, però ogni volta che ricompare in una delle sue, o che mi scrive un messaggio, o che mi saluta a scuola, o che mi fa un sorrisino, cioè mi ha rincoglionito il cervello, perché giustamente con tutte le sue strategie di merda, cioè regà, mi ha proprio fatto rimbambire. Dopo avermi rincoglionito con le sue strategie, ogni cosa che lui fa, cioè comunque raga, cioè io non so come dirlo, però proprio mi ha rincoglionito, ok? Ok.
chiaro a tutti. Però dopo questa cosa, cioè a me mi è proprio sceso, perché comunque io a volte mi davo anche delle colpe con lui. Ad esempio che ho messo video col mio ex, e giustamente quello mi fa: ma zia, ma che cazzo fai? Cioè non me l'ha detto esplicitamente, ma ovviamente era palese che era per quello. In realtà che il fatto che io postai quel video col mio ex, perché sempre per chi non ha visto il video, a una certa io durante la notte mental breakdown posto un video di 3 minuti con tutte le foto col mio ex su TikTok, ma lasciamo perdere perché io ovviamente, cioè, i neuroni a posto non ce li ho. E io che ero dispiaciuta, dicendo, dandomi le colpe che la nostra storia fosse finita perché sono una cogliona. Ma meno male, cazzo. Ma almeno è stato un po' male anche lui, sto deficiente. Ma, tornando a noi, dopo aver scoperto tutta questa cosa, a me ovviamente mi è sceso, perché ho detto, cioè, io che ci speravo, sorella, svegliati. Sempre che quando ero da scuola, oh mio Dio, c'è Jimmy. Falsa, io, un clown. Ma, la vendetta. Vi dirò di più. Mentre realizzavamo sempre di più che Jordan Dispa riusciva con me e quelli pari con lei, ci accorgemmo di un dettaglio molto particolare, ovvero una frase che lui disse a tutte e due. La frase in questione è "I'm so locked in you for real", che letteralmente sarebbe "sono bloccato su di te davvero", che qua usano il termine lock per lock, tipo proprio bloccato, ossessionato, capito? Sono preso davvero di te. Talmente tanto che l'ha scritta nello stesso modo a tutte e due, ma proprio ragazzi, cioè nello stesso modo, in giorni neanche troppo distanti l'uno dall'altro. Quindi io e lei cosa abbiamo deciso? Dato che tutte e due non siamo mai andate né a casa sua, niente, l'unico posto dove stavamo era nella sua macchina di me. La sua macchina, non vi do dettagli perché voi mi spaventate, però ha delle particolarità. Io non voglio dare dettagli perché, raga, ve lo giuro, voi follower miei siete un po' crazy, un po' lucky, quindi mi spaventate. Però diciamo che è una macchina particolare, ok, con dei dettagli particolari. Di un colore, diremo che sono neri, ha dei dettagli neri. Quindi io e Perla abbiamo deciso di comprare un rossetto nero. Avete sentito bene? E scrivere sulla sua macchina di merda "I'm so locked in you for real", firmato Milla e Perla. Sì, raga. Ma vi dirò di più. Inizialmente l'idea era farlo con un cacciavite, però dato che in America sono un po' restrittivi su queste cose, cioè potremmo andare in galera per questa cosa, sì, per attimo andarci, siamo in galera. E quindi ho detto, ma forse no. Poi volevamo farlo con la pittura per le macchine, che è meno grave, però comunque da lavare è un casino. Allora abbiamo detto, dato che è impossibile, perché conoscendo Jimmy è impossibile che lui vada a fare... I bambini che urlano. È finito, bimbi? Bene. Non avevano finito. Conoscendo Jimmy, dicevo, non è tipo che fa la spia o che andrebbe a dire a qualcuno, perché ovviamente firmiamo con i nostri nomi, quindi è chiaro. Chiaro il motivo, anche se penso che chiunque, se gli andiamo a raccontare la storia, gli dice che si meritava di peggio. Però lui probabilmente non andrebbe a dire nulla, però se ha un danno a livello economico alto, può essere che magari in qualche modo ce la voglia far pagare e quindi magari lo vada a dire, non lo sappiamo. Però bene, alla fine il rossetto, cioè, è sbatti da lavare, ma è solo che ti devi mettergli a lavarlo, però non è che a livello economico ti tira via soldi, eccetera. Morale della favola, lo faremo col rossetto. Non l'abbiamo ancora fatto, ovviamente vi aggiornerò. Non sappiamo se scriverlo sul vetro principale, però abbiamo detto, dato che poi magari se lo scriviamo non riesce a guidare, giustamente lo deve lavare a scuola, se si mette a lavarlo a scuola e poi magari va a chiedere a qualcuno il sapone, cose, la gente dice magari perché, chi, si sparge la voce, arriva il preside, io e lei sospese. Quindi volevamo farlo sul, come si chiama, cruscotto o la parte avanti della macchina, però non sarebbe troppo, perché lui va a casa, se lo lava, cioè deve essere un pochino più fastidioso per lui, in modo tale che ci deve spendere una bella oretta a pulire, in modo tale che in quell'ora pensa bene a quello che ha fatto. In tutto ciò, la cosa che fa più ridere è che, punto numero uno, io e Perla ora siamo così besti, raga, ve lo giuro, besti. La cosa due o tre giorni dopo l'accaduto, la scoperta, la cosa ancora più divertente è che io, Perla e Jimmy abbiamo una classe insieme, in un, non vi dico, non si sa mai, però a una certa ora abbiamo una classe insieme, cioè non la stessa classe ma nello stesso corridoio, quindi ogni volta io vedevo sia lui che lei. Quindi io e Perla cosa abbiamo fatto? Ci siamo messe d'accordo, siamo arrivate in quel corridoio tipo 5 minuti prima e ci siamo messe proprio davanti all'entrata del corridoio per far sì che quando vi entrasse ci vedesse. Quando quella qua dell'occhio abbiamo visto che stava entrando, abbiamo fatto tutte e due, tipo abbiamo iniziato a ridere super, cioè immaginatevi la scena, raga, lui io lei che ridere, c'era lei che faceva così, cioè come se mi stesse facendo vedere delle chat. Raga, io vi giuro, cioè pagherei per avere il video della sua faccia. Lui è entrato, lui ha gli occhiali da sole, quindi comunque non è che vedi bene gli occhi, però è entrato normale, ha fatto così e poi ha fatto, cioè lui ci ha visto, poi ha riguardato dritto e poi secondo me ha realizzato, aspetta, quelle sono Perle e Camilla che stanno parlando guardando un telefono, e quindi ha rifatto così. E raga, il terrore,
è passato attraverso il suo sangue. Quindi secondo me lui ormai sa che io e lei abbiamo scoperto. Ora quello che non sa è quello che gli aspetta. Vi ricordate quando l'altro vi dicevo, ma non so se far la vendetta, fare quella che uscirci di nuovo, e quando lui è a dirgli no, non ci uscirò di nuovo, col cazzo ci uscirò di nuovo, perché è un pezzo di merda. Però la sua bella macchina, dove chissà quanti tipi ha portato a questo punto, sarà macchiata da questa ragazzina qua. Vi dirò di più, io, a parte che, allora, io e Perla ora dobbiamo andare a... Ma sti bambini di merda, quelli che urlano. Appena io e Perla riusciamo ad andare a comprare il rossetto, lo faremo. Vi metterò la foto nelle... No, non è vero che cazzo dico, non vi metterò un cazzo di storia di niente perché lui mi segue. Bello, 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 bello questo racconto. E questi bambini urlano, ma scendo gli sputo in faccia. Ma che cazzo urlare? Ma io dico, no, perché devono urlare? Cioè, va bene giocare, ma perché devi urlare? Questo è più o meno tutto il racconto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere secondo voi se meglio sul vetro o sul cruscotto. Anche se, cioè, io ve lo giuro, voglio fare proprio sul vetro grande, perché sul vetro è anche più sbatti da pulire. Però ripeto, se poi non riesci a guidare per tornare a casa e magari chiedi aiuto a qualcuno della scuola per chiedere sapone o cose per pulire, poi magari con la gente a scuola dice chi l'ha fatto, cosa è successo qua di là, vede Milla e Perla, ovviamente fa 2 più 2. Vorremmo evitare i problemi. Quindi non lo so. Io ovviamente sono sconvolta, ancora quando ci penso. Ora ogni volta che guardo Jimmy penso a lui che si scriveva letteralmente con quest'altra e con chissà quante altre. Mentre con me, mentre cioè, ma poi la roba che io ancora non mi capacito è che tu dici, vabbè, era un pezzo di merda, era strafottente tutto. Ma allora perché? Cioè ci sono tanti, veramente ti giuro, non avete idea in questa storia. Perché poi ovviamente io vi ho detto tante cose, però non vi ho detto tutto perché comunque alcune cose non le posso dire sui social, ok? Però nella storia con Jimmy ci sono tanti, ma tanti dettagli che io non vi ho detto, ok? Perché... Boh, ragazzi, cioè, ci sono anche alcune cose che non si possono dire sui social. Ma comunque ci sono tanti dettagli che non tornano. Ad esempio, perché lui insisteva così tanto, ma davvero raga tanto, sul fatto che con me voleva una cosa seria? Cioè, capito? Ma poi anche questa necessità di dire una cosa seria. Cioè, le cose serie si vede col tempo. Cioè, diciamo, viviamoci la giornata, no? Lui aveva a tutti i costi questa voglia di dirmi, cioè, per avere l'esclusiva, no? Perché lui era terrorizzato dal fatto che io potessi parlare con altri ragazzi in contemporanea a lui. E lui lo stava già facendo. Io so per certo che qualcuno resterà pensando questa cosa, che già vi devo dire di no. Ovvero, dato che molti ragazzi fanno così, ora voi potreste star pensando che magari Jimmy in realtà voleva solo arrivare al dunque, mettiamola così, con me. E vedendo che comunque sono una ragazza seria, bla 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 bla, ha usato la tecnica del voglio una cosa seria per cercare di farmi sentire a mio agio. Perché sono cose che i ragazzi fanno, ma in realtà non è stato così con lui, perlomeno. Perché quando ne avevamo parlato, il fatto che io mi ero appena lasciata dopo 3 anni, che non ero assolutamente pronta a un'altra cosa seria, che dopo poco sarei dovuta tornare in Italia senza sapere se sarei più tornata indietro, perché al tempo vi ricordo che non era previsto che io poi tornassi in America, c'è una cosa che ho scelto poi perché mi sono innamorata del posto, eccetera. Però un giorno lui mi disse una cosa ben precisa, un messaggio ben preciso, che anche lì ve lo metterei, però non ve lo metto semplicemente perché punto numero 1 potrebbe essere un messaggio fake, quindi non è che sia questa grande prova. E punto numero 2, proprio perché vi assicuro che non è fake, se lo mettessi rischierei solamente che lui lo veda e poi collega che questo video è 40 minuti su di lui e quindi vorrei evitare. Comunque, non è questo il punto, come al solito mi sto divagando. In questo messaggio lui mi scrisse: Camilla, guarda, io non mi dispiacerebbe fare gli scopamici, in poche parole raga, parliamoci chiaro. Se tu non dovessi mai più tornare della serie, se tu tra 4 mesi entro in Italia e chi mai più ti vede, ok, perché sennò poi ovvio ci starei anche male a farmi aspettative. Però se tu invece devi tornare indietro, cosa che ho fatto, io non mi accontento degli scopamici, voglio qualcosa in più di più serio con te. Cioè, questo per dimostrarvi che lui davvero voleva qualcosa da serio con me, perché se voleva solo chiava, non mi stava a fare tutte queste storie manzine, che poi alla fine l'abbiamo chiavato, tanto per puntualizzarlo, perché mi piace essere molto sincera con voi. Le motivazioni, queste sono molto... non c'entrano particolarmente con lo story time, quindi diciamo che di solito in generale negli story time preferisco darvi dettagli più esterni, ecco, senza entrare proprio nel profondo. Diciamo che io, la mia privacy non esiste, cioè non ho una privacy, almeno me ne frega un cazzo. La mia vita è divertente, mi piace condividerla, quindi non ho il concetto della privacy molto elevato. Però alcune cose, diciamo di sì, dai. Cioè veramente la situazione... è incommentabile, incommentabile. Detto ciò, lasciate un bel mi piace, commentate su che vendetta, perché secondo me questa non è abbastanza. Cioè, perché io ho detto a lei, aspettiamo per questa cosa, perché prima, ovviamente, se faccio questa cosa poi non è che gli scrivo, dai, usciamo. Così. Quindi quando facciamo questa cosa, poi devo mettere in considerazione che oggi non ci parleremo mai più. Ed è qui che mi voglio collegare a una cosa, motivo per il quale il video con lui non penso che uscirà mai, ragazzi. Cioè, per questo che... capito che...
capite perché non posso fare video con lui, no? So quanto siete curiosi di vederlo, quindi per questo cercherò di farvelo immaginare il meglio possibile. Si assomiglia veramente tanto con Lorenzo Aquila, l'altro malessere americano di cui vi lascio qua il video story time di quell'altro. Si assomiglia veramente tanto di viso, però secondo me, forse perché sono un po' di parte, perché ancora sono... No, scherzo, scherzo. Di viso è più bello Jimmy. È tipo Aquila, un po' più bello. Di fisico è meglio Aquila, nel senso che è molto più muscoloso. Anche Jimmy è muscoloso, perché comunque anche con lo sport che fa deve essere muscoloso. Quindi sì, immaginatevi il corpo di Aquila un po' meno big, con un viso, non saprei neanche dirvi cosa di più bello. Io dico i lineamenti tipo un po' più marcati, un po' più, non lo so. E poi la voce più bella di Aquila. La voce di Jimmy, raga, mamma mia. Mamma mia, raga. Cioè, già Aquila è una bella voce. Ma Jimmy, raga, una voce proprio... Eh sì. Per le persone che non hanno mai visto Aquila, quindi non possono immaginarsi Jimmy perché non hanno il prototipo di Aquila, vi lascio qua il video che ho fatto insieme a lui, insieme appunto a questo altro ragazzo qua. Così potete, dalla descrizione che vi ho fatto, arrivare da Aquila a Jimmy, più o meno. Però prima di fare questa vendetta io ho detto: Perla, aspettiamo un attimo, perché io devo capire effettivamente se c'è possibilità di avere una vendetta prima ancora, ok? Cioè tipo della serie uscirci, cioè fare il suo gioco, no? E poi dirgli a fare in culo, coglione. Bellissimo, come non ci credo manco io a quello che sto dicendo, però. Però non lo so, anche perché un'altra idea che avevamo avuto, un'altra vendetta, era un pochino meno pesante, ovvero... fare un gruppo su Snapchat, dato che è dove ci siamo sempre iscritti, io, Perla e Jimmy, e scrivere, o io, Perla, inviare un messaggio. Dovremmo uscire tutti insieme, dato che la relazione è sempre stata in tre e mai in due. Però sicuramente lui si sarebbe sentito un attimo un polmone mancare. Però questo sarebbe stato bello farlo se lui non ci avesse mai visto parlare a scuola. Cioè, fargli capire che noi avevamo capito tutto attraverso questo messaggio, al quale probabilmente non avrebbe neanche risposto, quindi non sarebbe stato neanche troppo divertente. Però ormai abbiamo deciso di farci vedere a scuola perché volevamo troppo vedere la sua faccia quando ci vedeva. E quindi ormai questa roba del messaggio non avrebbe più tanto effetto, perché molto probabilmente non risponderebbe e basta. Però prima di fare la roba del rossetto, che con quello definitivamente io e Jimmy non ci parleremo mai più, volevo capire se avesse senso, se fosse funzionale qualche altro tipo di vendetta. Però secondo me ormai non ci... cioè, se io adesso gli scrivo per dire usciamo, cioè questo, diciamo, questa è scemunita, capito? Perché lui dice: ma dopo che ha scoperto di Perla c'è qualcosa che gli puzzerebbe, capito? Quindi non lo so, ragazzi. I bambini ma stanno picchiando, non so perché urlano così tanto. Iscrivetevi e attivate la campanella. Seguitemi su Instagram, ho due profili: per il profilo normale dove sono un po' più fighetta, e un profilo per amici dove fondamentalmente dico un pochino più cazzate. Infatti è privato, così evitiamo che... E vi lascio anche il mio profilo di TikTok qua. Vi invito a seguirmi su tutti i miei profili, perché gli aggiornamenti più piccoli, che non sono abbastanza lunghi per farci uno story time completo su YouTube, ve li butto nelle storie o magari su TikTok. Quindi seguitemi. Fatemi sapere secondo voi cosa ne pensate. Fatemi sapere la vostra opinione. Fatemi sapere quel cazzo. Perché io sono veramente... il mio cervello in questo momento è vuoto. Non ho risposte. Ci avrei bisogno di tante risposte che non ho. Detto questo, io vi mando un bacio. La mia vita è sempre più strana, assurda. Iscrivetevi, vi ho già detto, campanella, like, commento, tutto quel che è. Vi mando un bacio.